Cinebigini, il cinema per chi ha fretta. L'esorcista. L'anziano sacerdote Lancaster Merrin partecipa agli scavi archeologici di Ninive, nell'Iraq del Nord, durante i quali viene riportata alla luce una statuetta raffigurante un demone assiro, insieme a una medaglietta di San Giuseppe. Qualche mese dopo, l'attrice Chris McNeil è a Washington con la figlia dodicenne Reagan per le riprese di un film. Intorno alla piccola si verificano strani fenomeni e Reagan comincia a mostrare gravi disturbi comportamentali. Secondo alcuni medici, soffrirebbe di una lesione cerebrale, ma la sua smisurata aggressività di natura marcatamente sessuale non trova in realtà alcuna spiegazione scientifica. Intanto, il regista del film di Chris, che aveva una relazione con lei, muore in circostanze assurde, che secondo la polizia possono essere collegate a una serie di atti di profanazione di chiese. Del fatto è informato anche padre Damien Carras, un giovane prete psichiatra che ha appena perso la madre e vuole abbandonare il sacerdozio in preda a dubbi e sensi di colpa. I dottori rinunciano a guarire Reagan, che presenta mutazioni fisiche e atteggiamenti blasfemi, e consigliano alla madre di praticare un esorcismo. Chris contatta padre Carras, che dopo un iniziale scetticismo chiede alla chiesa il permesso di praticare il rito esorcistico. Le alte sfere cattoliche decidono di affiancargli l'esperto padre Merrin. Fra i due sacerdoti e il diavolo che possiede il corpo di Reagan si scatena una durissima lotta. Padre Merrin soccombe, mentre padre Carras sacrifica se stesso gettandosi dalla finestra dopo essersi fatto possedere dal demonio e aver così liberato Reagan. Se conoscete qualcuno che si è perso questo grande film, mettete like e condividete il video. Iscrivetevi al canale di Film Is Now e scriveteci nei commenti quali altri film vorreste vedere riassunti.